appunto questi 2 cani, uno di questi però mai essere un uomo, per cui alla fine della storia si capisce un po' la trama com'è. Però c'è questo amore perduto. Lei è una francese, a un certo punto molla il protagonista, e all'inizio del libro c'è questa cosa, ancora non l'ha mollato, però lui, guardando lei, dice questa cosa. Lei si mise a fissare il traffico dal suo lato del finestrino, si sistemò i capelli dietro l'orecchio sinistro e sospirò. Mi dispiaceva deluderla, ci tenevo, era da diversi anni che stavamo insieme. Lei era il faro nella tempesta delle mie fragilità, ma negli ultimi anni e nell'ultimo periodo era sempre nervosa, si arrabbiava facilmente, io non sapevo come affrontare la cosa. Tutto diventava il motivo di una discussione, di uno sfogo. All'inizio non eravamo così. Ci siamo persi per strada, come tutti. All'inizio eravamo diversi, malati, vero, malati di un male incurabile, quale è l'incomprensione. Ma dopo esserci trovati e ritrovati, abbiamo scoperto che in noi non c'era più nulla da cercare. Insieme ci curammo di quello che eravamo, ma ci ammalammo di quello che siamo diventati. Come ci si ammala? Bella domanda. No, perché scusa, perché questo è una cosa che mi ha molto colpito. C'è questo rapporto bello, intatto, con questa donna che ti molla. Lei molla lui. E poi lui è uno scivolare in abissi infernali, no? Come un perdere la bussola, un perdere l'ancora. Allora mi piacerebbe capire questa cosa. Come ci si ammala, non lo so, mi chiedo più che altro come si fa a non ammalarsi, perché io credo che, personalmente credo che l'amore esista, il problema è che non resiste molte volte, e quindi questo porta ad ammalarsi e a perdersi. Mi piace molto come sentimento perché lo vedo completo, perché tramite quello si può parlare di tanti aspetti. Credo sia il sentimento più completo. Senza si possono affrontare tematiche magari più profonde, però questo è più importante, perché resta, anche quando finisce resta. Credo che sia la cosa più bella, le cose che rimangono sono quelle più importanti. Per questo credo che alla fine anche ammalarsi, che è poi quello che ho voluto dire nel libro, non sia poi così un grave danno se da questa malattia si riesce a trovare una cura, insomma. Perché poi il ricordo ti fa sentire anche più vivo. Ultima domanda. Cosa si trova quando si finisce di scrivere un libro? Cioè, l'ho odiato proprio, perché quando l'ho finito l'ho buttato via, ho detto ciao, non voglio più vederti, è stata una liberazione. Anche che trova che Carmine diceva la stessa cosa, okay. Carmine nella strada, in tutti i suoi romanzi dice quando è finito, finito e basta. Non lo voglio più vedere, non l'ho voluto più vedere. Perché mi ha preso tutto, mi devo ricaricare, quindi mi dà anche fastidio molto vederlo. Però ci si sente bene, perché ci si sente di aver raggiunto un piccolo obiettivo, ci si prepara per un prossimo. Quindi sì, nel momento in cui lo finisco io di solito odio e mi concentro su altro, voglio sempre un altro obiettivo davanti, se no impazzisco. Bene, i libri, allora il libro di Marco per voi è qui per chi volesse comprarli e farlo fotografare, e qui abbiamo anche portato i libri di Puglia.
poche informazioni su qualche libro in più, se l'hanno dato, no? Siete d'accordo, quindi si apre un'altra fessura, altri mondi per l'acquisizione di altri libri, questo è fantastico e basta.